Questa è la mia, le ricordo. Dei bei tempi andati. Oggi, come avevo detto, che mi sarei dimesso da capogruppo, però pensando che sarei passato nel gruppo consigliare, nel gruppo misto, e che praticamente non sarei stato né carne né pesce, e per non darvi la possibilità di scrivere, specialmente all'allenatore che fa sempre questi articoli, Trischitta è passato nel gruppo misto, Trischitta, diciamo, si è dimesso. Io cioè, gli stai facendo pure un favore? No, non ho capito. Vabbè, io non lo so se Capuro sostiene Bramanti, io non gliel'ho chiesto, l'ho informato velocemente e non l'ho fatto parlare. Gli ho detto solo: senti Pippo, io mi dimetto, devo pensare se Capuro porterà Bramanti, ma devo pensare solo di stare bene io. Io stavo bene con questa scelta, e siccome mi dispiace dopo 15 anni in fondo lasciare il consiglio, diciamo, appunto comunale, è una scelta che ho maturato questa notte e che ho voluto concretizzare immediatamente, senza nessuna possibilità di questa cena. Io so che c'è stata questa cena. Hai detto che gente che ti aveva promesso. Ma non è stato per questo, perché io non ci ho mai creduto, perché io penso che Genovese abbia un fascino, ho detto, particolare. Io sempre mi chiedo: ma che cosa ha Genovese se riesce a portarsi dietro 40 consiglieri di quartiere, tutti questi consiglieri comunali? E ma chi tutti, sono? E tutti voi vedrete tante persone ex consiglieri comunali che saranno candidate nelle sue liste. Quando io vedo un candidato a sindaco come Bramanti che si nasconde e che fa le conferenze stampa con membri di una casa di riposo della vecchia politica, di solito ci sono i membri delle case, avete presente le case degli artisti, diciamo le pensionati degli artisti, che poi quella era il pensionato di tutti quelli che hanno ricoperto ruoli negli anni passati e che praticamente facevano la fila dietro le porte di Nania e Buzzanca per anni, il vecchiume assoluto della politica tutto intorno a lui, e con al capo, diciamo, appunto Genovese. Io non posso stare più in questo consiglio comunale, io devo pensare a stare bene e essere coerente con me stesso, non negli ideali, ma il tradimento maggiore penso sia stato fatto alla destra storica, alla destra messina, con il comportamento, diciamo, appunto di Musumeci. Perché lascio pure il consiglio comunale? Perché sto andando, mi devo dedicare alcuni giorni a fare delle visite a tutte le sedi satelliti dell'IPS in Sicilia. Forse voi non lo sapete, Danila. Ci sono tante sedi satellite in Sicilia, Salemi, Palermo ed altro. Ah, dell'IPS. Come io mi sono posto il problema di tutto questo interessamento di razza e di come si chiama il presidente? Musumeci, nei confronti di Bramanti, questo amore improvviso di Bramanti per la città. E siccome si parla di 400 milioni che arriveranno per la sanità messinese, voglio andare a vedere tutte queste strutture, perché non vorrei che l'interesse forte potrebbe essere su questa struttura da parte, diciamo, appunto, della politica messinese. Cosa per me? Voi sapete che io in campagna elettorale regionale mi sono schierato con Formiga, avversandomi tutti gli altri del partito. Mi dispiace che lui sino ad oggi non mi abbia fatto una telefonata, ma soprattutto che non sia venuta alla presentazione della mia. Vabbè, lui è sempre stato molto amico dell'IPS. Io voglio dire, non è venuto alla presentazione della candidatura, ma lo so, Formiga è stato molto amico dell'IPS, però mentre Formiga in città lo votavo solo io, Bramanti votava Genovese e Germanà. L'unica persona con cui io mi sono incontrato, che mi ha chiamato e sabato mi ha invitato per prenderci un caffè, è stata Matilde Siracusano, per ribadirmi la stima e la riconoscenza nei miei confronti, per essere stato il primo ad averla accolta come capogruppo a Messina e di averla sostenuta, dicendogli al primo incontro, glielo potete chiedere, quando lei è venuta al mio studio la prima volta, Danila, io ho detto: io t'aiuto perché sono il capogruppo di Forza Italia. Finite le elezioni, le nostre strade si divideranno, perché già il partito da un mese ha scelto
ha scelto Bramanti come candidato, per tutta sta scena di cose, io già lo sapevamo da un mese. Se lo chiederete a Bramanti, da Siracusano, vi potrà confermare questo. Io gliel'ho detto al primo incontro e l'ultima sera gli ho fatto gli auguri per l'elezione fatta a Bagheria e l'ho salutata dicendo che le nostre strade si sarebbero divise. Ma io sono convinto che alla fine il candidato del centrodestra, considerato quando arriverà il parere dell'ANAC, non sarà Bramanti ma sarà Emilio Fragale. Poi andremo a vedere. Che cosa? Sarà, lo dico sempre, non ci credo. Che sarà? Non ho capito. Secondo me, se arriverà il parere in tempo dell'ANAC, e se il Presidente del Consiglio lo girerà, ora non so, io non sono più consigliere, se lo terrà in considerazione, però penso che sia giusto che lo faccia. Praticamente io penso che alla fine il candidato sarà Emilio Fragale. Nel momento in cui praticamente c'è l'ultimo parere di Cantone in tal senso, io penso che Bramanti dovrebbe pure riflettere se vale la pena o no di mandare la città di nuovo eventualmente al commissariamento, perché con l'inconferibilità, se Cantone dopo le elezioni ritiene che ci sia l'inconferibilità, ordina l'immediata rimozione, diciamo, appunto, della carica e fa le sanzioni. Poi d'altronde poi ci sono tanti. Io alla fine condivido la posizione di Emilio Fragale, che praticamente ha scritto quella lettera nei confronti di Bramanti, di avere il pudore.